Miei carissimi, salve. Come ogni fine mese, mi trovo qui a fare il video, relativo al progetto della BookTube Italia Legge Indipendente, progetto ideato da Eleonora del canale Mister Tortellino, attraverso cui diversi booktuber presentano un testo afferente ad un dato catalogo di case editrici indipendenti, le quali vengono sorteggiate di volta in volta e alle quali si vuole dare una notorietà che serve le case editrici indipendenti, come tutti i circuiti indipendenti, al fine di dare la possibilità di continuare la propria produzione. C'è da chiedersi il perché? Chiaramente no. Possibilmente ci dovrebbe essere semplicemente la riproposizione continua di un interrogativo, ovvero ci interessa avere più voci, ci interessa avere la possibilità di attingere ciò che c'è di nostro gradimento da più case editrici che non siano loro malgrado inseriti nei circuiti di forze economiche che vanno più su logiche di mercato senza nulla togliere alle case editrici non indipendenti? Io direi di sì, direi che il lasciarci la scelta anche attraverso la cultura delle produzioni indipendenti è un avere la possibilità di formare un sostrato sociale, una cultura che prevede la scelta e in un paese di base che vuole tutelare i diritti sociali, penso sia necessario. Ma andiamo a noi. Ovviamente in questo mese parteciperanno determinati canali e avrete le loro informazioni ovviamente con i loro link nell'info box. Quindi vi raccomando di andare a visitare anche quelli. Quindi ognuno di noi sceglie un dato titolo. In questo mese la casa editrice che è stata sorteggiata è la Sellerio. La Sellerio, che è una casa editrice nel circuito indipendente tra le più pregevoli, e credo una delle più risalenti nel tempo. La Sellerio è una casa editrice siciliana che vi invito ad andare a conoscere oltretutto attraverso il loro sito. Perché quelle pagine vi rimandano alla cura con cui tentano di trasmettere la loro filosofia editoriale. È una cosa che mi ha commosso enormemente ed è una cosa davvero particolare. È una voce che voi troverete tra le varie, che vi rimanda a una sorta, un canale, una sorta di playlist su YouTube. Che è stata realizzata da Olivia, la figlia di, ovvero i fondatori, in onore e per ricordare proprio la madre, perché purtroppo appunto non ci sono più i fondatori. Ma andiamo per gradi.
La Sellerio nasce nel 1969 da Elvira Enzo Sellerio. Enzo Sellerio che era un famoso fotografo. Ma la cosa enormemente è stato l'apprendere che la casa editrice nasce da una discussione tra intellettuali dell'epoca, ovvero Enzo ed Elvira Sellerio, con chi? Con Buttita e con Leonardo Sciascia. Difatti, il primo libro ad essere pubblicato è stato un libro di Sciascia. Ma che cosa voleva rappresentare la nascita di questa casa editrice? Voleva definire quella forma culturale chiamata da Sciascia amena, cioè la cultura impegnata ma non supponente. Trovo che la forza di questa filosofia dietro la nascita di questa casa editrice sia rimasta fedele nel tempo. Io trovo che la Sellerio si sia distinta per grafica, perché vedrete, vi farò vedere il libro in questione, e si caratterizza per determinati aspetti di tutti i titoli, ma anche sicuramente per una linea editoriale coerente, nonostante poi nel corso degli anni la casa editrice si sia aperta chiaramente una serie di nuovi mondi della letteratura, invitandovi davvero più che in altri casi a controllare il sito, perché è un mondo, è quel mondo colto siciliano che io amo in maniera inconscia, quasi atavica. C'è una cultura dietro quel mondo e dietro questa casa editrice che mi disorienta in maniera, in un'accezione positiva, no? Mi disorienta perché quasi c'è un timore reverenziale verso questo tipo di approccio alla letteratura, alla lettura, al mondo dei libri. Ma andiamo a noi. Come non poteva questa casa editrice dare voce all'opera? Io non mi va di lesinare dicendovi che ho trovato l'opera degli ultimi anni, il libro. Negli ultimi anni credo che non ci siano libri al pari di questo, non ci sia un termine di paragone, un'innovazione, seppure con temi, attraverso temi conosciuti. Il libro di cui vi parlo è esattamente questo, ed è Una vita come tante di Ania Janichiara. A me non va di parlare di libri in termini di pagine, però mi è funzionale anche a un certo tipo di discorso. Qui stiamo parlando di 1100 pagine, 1000 passa, insomma, quasi 1100 pagine. Vi dicevo della caratterizzazione delle edizioni della Sellerio, che sono sempre si basano su questo blu. Poi io ho il libro che parla dei libri, che ha questa parte in azzurro, e quello sulla crescita, sui libri da consigliare ai bambini, con le pagine invece arancioni, ma sempre col blu di fondo. Ma perché vi dico che è il libro? Allora, partiamo dalle origini. Ania Janichiara
è una scrittrice e giornalista statunitense. Con origini hawaiane. Il padre era medico e la madre invece era di origini coreane. Il padre è nato negli Stati Uniti, ma comunque di origine hawaiana. In realtà si parla relativamente della vita della scrittrice, ma cercando, sicuramente si può dire che la sua vita, la sua infanzia è stata atipica, un po' per queste diversità di tradizioni, un po' per un padre particolare. Episodio che mi ha colpito e che sicuramente vi demanda il terreno nella quale questa scrittrice è nata, è l'episodio in cui da bambina lei disegnava e lo stava facendo così bene che il padre la mandò a guardare la sezione dei cadaveri presso un medico perché lei imparasse un po' come Leonardo l'anatomia del corpo umano. Ecco, però da bambina, insomma, non deve essere stato semplicissimo, però per darvi l'idea. Poi è difficile parlarne. Lei scrive un primo, quindi si laurea, va a New York, inizia a fare anche la giornalista pubblicista. Dopodiché, quindi nel 2013 scrive il suo primo romanzo, che ha avuto un enorme successo, e nel 2015 scrive questo libro, intitolato in inglese A Little Life. Allora, io chiaramente ho cercato interviste, ho sentito anche dei podcast, delle interviste. Al traduttore, che si chiama Luca Briasco, traduttore di estremo pregio. E questo libro, quindi, si diceva, tra l'altro, nell'intervista fatta al traduttore, assolutamente innamorato dei libri e dei personaggi, che il libro in questione in fondo doveva essere un libro di nicchia, un po' per la mole, un po' per i temi trattati, e invece stranamente il libro di nicchia non lo è stato per nulla. Hanno infatti sciorinato in questa intervista una serie di numeri che partivano dagli Stati Uniti a finire in Polonia, in cui questo libro è stato incredibilmente alto nelle vendite, nelle classifiche di vendita. Di nicchia, appunto, anche e soprattutto per la mole, perché poi tra l'altro non parliamo di un bestseller agevole, ecco. La cosa che poi però mi preme dirvi è che io ho trovato l'occasione di parlarne in questo momento e me lo sono imposta, perché per me è stato un libro doloroso. Io avevo sentito parlare di questo libro, non so come, non so perché, prima che uscisse la traduzione in italiano, tant'è che lo avevo acquistato in inglese, non avendo una competenza estrema nella lingua inglese. Ho aspettato che arrivasse in Italia e nel frattempo seguivo determinate discussioni, come per esempio quella di chi diceva, con tutto il rispetto per King, però appena scrive King, subito viene tradotto in italiano, capisco tutto quanto, però un'opera del genere che è stata candidata al National Book Award, al Booker Prize,
Ma comunque a un certo punto si è capito il peso di questo libro. In Italia è arrivato comunque abbastanza in ritardo, dicendo perché opere di estremo pregio devono stentare a giungere, con l'interrogativo che giungano anche in traduzione italiana, solo perché non è un nome conosciuto e non si sa, ecco, grazie alla Sellerio invece, perché grazie alla Sellerio abbiamo avuto la possibilità e possiamo avere la possibilità di leggere questo capolavoro, uno dei capolavori degli ultimi anni. Dopodiché io ho acquistato l'ebook in italiano, ma lo volevo cartaceo fino a che appunto ho iniziato anche il cartaceo. Io come ho fatto a leggere questo libro? È da quando, credo ormai più o meno da quando ho aperto il canale, che io ho in lettura, l'ho terminato proprio spinta da questo momento in cui c'era l'occasione per recensire un libro della Sellerio, e lo prendevo. Lo leggevo, poi lo lasciavo e mi è capitato per pochissime volte, mi è capitato per Guerra e Pace, ma semplicemente perché era a volte mi stancavo, quindi preferivo lasciarlo, e poi questo non lo lasciavo perché mi stancava e per ritrovare un rinnovato interesse, ma perché mi addolorava enormemente. Io purtroppo ho sentito tantissimo, sono entrata tantissimo in empatia con Jude, il protagonista, perché voi leggerete mille recensioni e tutti vi diranno: è la storia di quattro amici che eccetera, eccetera, eccetera. Io vi dico: sì, è la storia di quattro amici, ma i protagonisti, non so, lo sono, ma non sono tutti e quattro allo stesso modo. Il protagonista è Jude. I quattro amici sono protagonisti perché chiaramente, questo vi dicevo delle mie, in 1100 pagine, gli altri, i ragazzi che circondano Jude, hanno comunque il loro enorme spazio, perché in 1100 pagine anche loro hanno uno spazio rilevante, le loro vite hanno uno spazio enorme e rilevante. Ma la figura centrale è Jude. E prima di andare a darvi qualche traccia nel dettaglio, voglio precisare anche quest'altra cosa. Mi ha addolorato anche sentire la recensione di una persona che apprezzo moltissimo, che però secondo me o l'ha letto velocemente, con un po' di, non lo so, ma aveva detto, parlando di questo libro, fermo restando, non farò chiaramente il nome perché l'apprezzo tantissimo, il mio intento non è quello di fare nessuna polemica, è semplicemente di dire come la penso io rispetto a quel tipo di obiezione. Appunto diceva, parlandone, sì, bello, però non è possibile che capitino tutte a lui, nella vita non potrebbe accadere. No, 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 perché non so se dirvelo e quindi anticipare un po' della trama, ma forse è importante perché altrimenti perderemmo il filo del discorso. Quando, per esempio, un bambino viene abusato, vi faccio un ipotetico percorso. Magari viene abusato dai genitori. Viene scoperto il tutto, si attivano i servizi sociali, questo bambino viene messo nelle case famiglia, eccetera, 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 eccetera. Si è salvato? Noi ci auguriamo di sì, ma attenzione, quando purtroppo si è inseriti in un circuito di marchiato nella fragilità, purtroppo può andare bene, ma può andare anche molto male, ancora di più. Perché? Perché immaginate,
pedofili o persone che chiaramente vogliono approfittare del mondo dell'infanzia, dove vanno a raccogliere le loro vittime? Nei luoghi dove ci sono persone fragili, nei luoghi fragili di per sé, perché magari le case famiglia comunque rispondono alle logiche di mancanza di fondi oppure di tante altre cose. E magari si avvicinano a queste strutture anche a livello di figure professionali, ulteriori abusatori. E la catena può continuare perché in adolescenza l'incapacità della stessa vittima di crearsi degli anticorpi perché gli è impossibile può portarlo a mettersi in circuiti complicati, a crearsi andare nel circuito delle dipendenze, per esempio, della droga, e quindi trovare altri lupi. Ora sto estremizzando, però non è che nella vita capitano perché capitano, è perché purtroppo si entrano in certi circuiti in cui poi homo homini lupus, cioè le vittime continuano ad essere vittime proprio perché si crea un'aura che non è trascendentale e pratica, per cui gli abusatori continuano a aggiungere. Ma attenzione, questo non significa che accade di default, che può accadere, che quindi non ci si debba meravigliare che la vita purtroppo crei problemi su problemi a catena. Però si può avere la forza di spezzare queste catene, si può avere la forza di si può avere la fortuna di trovare invece persone che ti aiutano. Quindi, per dire, non è vero che quello che accade a questo personaggio non può accadere nella vita. Può accadere come? Purtroppo può accadere. Ma andiamo a noi. Di che cosa parla questo libro? È una parola. Io ieri guardavo, aprivo, dicevo, ah, mi ero dimenticata, ah, mi ero dimenticata, ma non perché c'è un mondo, c'è di tutto. Andiamo alla base, semplifichiamo, magari poi vi do. Quindi, da dove si parte? Innanzitutto siamo a New York. Se l'autrice ci dà punti ben precisi, come a dire, siamo lì, siamo a New York, siamo certi di essere in quel luogo, non ci dà una collocazione temporale, seppure è sicuramente contemporanea, no? E questo è affascinante, ma è angosciante allo stesso tempo. Forse ho anche una via di fuga. A volte pensare che anche che sia vicino a noi per comprenderlo, ma che sia anche distante, ci serve. Ci troviamo di fronte a quattro ragazzi, e qui posso fare il mio inciso. È urlata la volontà di una donna, scrittrice, io l'ho trovata anche questo meraviglioso, di tenere le figure femminili come sfondo, non esistono quasi. Ma sapete quanto io ci tenga a determinate tematiche sul femminismo? Questa è chiaramente una scelta voluta e meravigliosa. Io credo che poche donne e pochi uomini abbiano saputo e sappiano descrivere dei personaggi così dell'altro sesso. Ma anche del proprio, se fosse un uomo con questi personaggi, lei credo abbia saputo dare una profilazione psicologica minuziosa e ai limiti con la perfezione. Quindi ci troviamo con questi quattro amici che si trovano in realtà a New York proprio per studiare, come fanno un po' tutti, no?
cercano casa, le prime squattrinati e abbiamo appunto Jude, Willem, Malcolm e JMB. Iniziamo da lì e vedremo tutta l'evoluzione delle loro vite. Jude diventerà avvocato, Willem attore, Malcolm architetto e JMB l'artista. In più, nessuno li cita, anzi lo cita, ma è una delle figure fondamentali, secondo me, è Harold, professore universitario, che nel libro si presenterà in alcuni capitoli parlando in prima persona. Di che parla? Di tutto, di tutta la vita, di tutto. Uno, sicuramente dell'amicizia, ma parte della comunità LGBT ha assunto questo romanzo anche come proprio. Anche se un esponente molto famoso della comunità lo ha criticato. Ma sapete, Alfa e Omega. Perché iniziamo a partire da questo? Perché ci sono dei personaggi omosessuali vi darò una notizia che davvero non avevo trovato cercando nel corso dei mesi le notizie, l'ho vista proprio ieri, sono rimasta colpita, mi ha fatto piacere, perché c'è stata la critica. Allora, voi vedete questa copertina. Allora, una vita come tante, quindi sa questa copertina di sofferenza, vi vuole probabilmente rimandare questo. In realtà, che cosa ho scoperto? Che questa fotografia è stata scattata nel 1969 dal famoso fotografo Peter Ugar, perdonatemi, non lo pronuncio bene, ma nel 1969, ed era relativa ad una serie di scatti circa l'espressione relativa alla rappresentazione dell'orgasmo di un omosessuale. Quindi in realtà questo non dovrebbe essere una smorfia di dolore, ma relativa ad un orgasmo. Premesso tutto ciò, sì, troveremo il tema dell'omosessualità, ma è una minima parte. Qui c'è il tema delle adozioni in maggiore età, della famiglia che non è solo quella di origine, ma anche quella acquisita. Non mi riferisco solo agli amici, ma alla figura di Harold. Harold, che per me è di un commovente, di uno straziante nel momento in cui apprende certe notizie che equivale al dolore che dà Jude. Inoltre, chiaramente parla è bello perché poi tra l'altro ti inserisce negli ambiti professionali newyorkesi dell'architetto, dell'artista, dell'attore e dell'avvocato. Obiezione che volevo fare anche alla ragazza che ha obiettato come capitano tutto a lui, in realtà poi tra l'altro no, perché se nella vita a Jude viene sottratto troppo tutto, psicologicamente, fisicamente, in realtà la vita gli dà ta anche tanto. Purtroppo, peso e contrappeso, chiaramente il dolore è quello che rimane più impresso, però lui diventerà un avvocato affermato. Vedrete, non voglio dirvelo, però l'evoluzione che ha con Harold nell'ambito dell'adozione, in questo caso non sto parlando dell'omosessualità, e quindi comunque a lui la vita ha tolto troppo, ha tolto tutto, ma ha anche dato, quindi in realtà non c'è solo una discesa, anzi, ci sono alti e bassi, discese e risalite, è meraviglioso anche per questo.
In più c'è il tema, uno dei temi centrali fondamentali che, ed è quello che mi ha devastato, ed è l'autolesionismo prodotto dagli abusi subiti. Anche in questo caso, talvolta si è detto l'abusato diventa abusatore. No, è vero, perché chiaramente non lo è. Può capitare, ma non lo è. Ma talvolta l'abusato può abusare di se stesso, ovvero creare delle forme di autolesionismo. Quando a me spiegavano che c'è la coazione a ripetere, io, tra virgolette, capivo anche su me stessa, perché in psicoterapia, quando mi si spiegava che ci sono effettivamente dei meccanismi di apprensione dell'affettività che sono un marchio nostro malgrado. L'esempio delle donne che hanno dei padri alcolizzati e poi magari tendono a ricercare uomini simili. Non è per quella famosa capitano tutte a lei, è perché le modalità di apprensione di una certa dinamica all'affettività ti fa riconoscere dalla prima figura che tu pretendi essere di riferimento perché sei un bambino, apprendi quel tipo di affettività che ti sembra inconsciamente logica, razionalmente, perché poi ci sono vari livelli, razionalmente puoi anche essere capace di capire che non è giusta quella modalità, ma inconsciamente lo hai appreso e inconsciamente ti riproponi di riappropriarti di quell'immagine attraverso quel tipo di uomo. E quindi lì ci vuole la capacità di introspezione, perché la mia presunzione è anche quella di capire effettivamente razionalmente, molti di noi lo sanno fare. Il punto è che poi non ci spieghiamo, ma perché io lo capisco, lo capisco, lo capisco, ma è il non razionale che in realtà dobbiamo comprendere, solo lì potremo smorzare determinate caratteristiche. Quindi Jude, che viene atrocemente abusato, e credetemi, purtroppo, se andate a leggere, non ci potrete credere, ma succede, ci sono casi di cui ho sentito parlare molto da vicino, succede, succede davvero. Ma la cosa tremenda è che in varie fasi, poi quando cresce, mette in opera il protagonista l'autolesionismo. Tema a me molto caro. Purtroppo vi devo dire, lo confesso, ormai capisco che man mano credo che sia anche importante per me e per chi ascolta, prima o poi piano piano strutturerò le cose meglio. Sull'autolesionismo, poi tra l'altro negli ultimi mesi fa c'era stata la discussione sulla balena blu su internet, eccetera. Il fenomeno dell'autolesionismo c'è stato da che mondo è mondo, come per esempio l'anoressia e la bulimia, l'ho appreso dal libro di Annie Ernaux. Lei aveva avuto questo periodo di bulimia di cui non si conosceva il nome. Infatti io mi chiedevo, ma queste problematiche prima non esistevano, non se ne conosceva semplicemente o non si era dato un nome, però le si vivevano, come la stessa Virginia Woolf o altre persone che venivano connotate, no? Con la depressione, con la malinconia. Poi dopo, con gli studi, si è ipotizzato che potesse essere depressione, che potesse essere anoressia, insomma che potessero essere tante di altre cose. Però questo per dirvi che l'autolesionismo, da che mondo è mondo, è una problematica del mondo adolescenziale. Io ho avuto una persona a me carissima, vista, 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 che si è fatta del male per anni. Ma voi non potete capire che immenso dolore, che immensa frustrazione. E che io a mia volta, in maniera molto limitata, ho emulato, quindi l'ho vissuta sulla mia pelle, so cosa significa, perché credetemi,
Forse da adulti si affrontano e li ho affrontati problemi anche molto più seri, fino a veramente vedere la morte in faccia e si soffre, ma in adolescenza si è così fragili che la sofferenza, anche per cose molto meno rilevanti, è di una potenza devastante. E quindi per emulazione io ricordo che il dolore che avvertivo dentro, no? Chiamavano dolore dell'anima, era così intenso che era liberatorio avvertire la fisicità, il dolore fisico. L'avere l'idea che un taglio potesse, e non faccio l'elogio, attenzione, è pericolosissimo e vi prego se conoscete qualcuno aiutatelo, mandatelo da uno psicoterapeuta, aiutatelo. Però è per farvi capire il meccanismo. Anche Angelina Jolie, se non erro, lei ha avuto tanti problemi pure per farmi un personaggio famoso, ma tante persone. È meno problematico avere la percezione del dolore sulla pelle che non dentro, che è così devastante, non lo sai riconoscere, lì lo vedi. E quindi troveremo questo protagonista, Jude, che si devasta nonostante lui abbia già di suo una problematica, si devasta ulteriormente con l'autolesionismo, tanto che ho letto anche un articolo relativo a una rivista di psicologi, psicoterapeuti che appunto faceva leva anche sulla psicoterapia e dice una cosa verissima. La psicoterapia che viene proposta al protagonista non è risolutiva. All'inizio no, cioè dopo molti anni probabilmente ritrova un suo perché e trova la sua giusta funzione. Questo è anche per dirvi che purtroppo, ed è capitato anche a me, la psicoterapia a volte non è risolutiva all'inizio, forse dopo anni ci vuole perseveranza, forse cambiare anche le figure, perché non è detto che uno psicoterapeuta si adatta a noi. Vi starete insieme ai personaggi che tenteranno di sottrarre Jude da queste pratiche, ma lui si esaspera fino all'inverosimile. La frustrazione anche mi ricorda anche la frustrazione di chissà che problemi di anoressia, di bulimia, di chi li circonda e che non sa cosa fare per aiutarli, ecco, anche lui con questi atti di autolesionismo. Ma poi che cosa c'è? C'è l'ulteriore storia d'amore di Jude con una persona che gli farà male anche fisicamente. Ma l'innovazione di questo romanzo è che lo si trasporta nel mondo maschile. Stiamo trovando della violenza, di violenza di uomini su uomini, e questo è anche innovativo ed è liberatorio anche per i preconcetti è da femmina e da maschio, e quindi anche per la conquista della parità delle donne. Cioè, questo significa, questo romanzo è anche il dire io parlo di uomini e di problematiche che vengono assegnate, non ci sono problematiche degli uomini e delle donne, ci sono problematiche delle persone. Ecco, è questo che ho avuto come messaggio ulteriore. In più troveremo anche i sentimenti, storie d'amore. Davvero, io vi voglio lasciare con dei brevi tratti per farvi capire qui e lì di che cosa si tratta. Dipendeva da Luke in tutto, per il cibo, la protezione e adesso anche per i rasoi. Quando aveva bisogno di vedere un dottore perché non stava bene, si prendeva regolarmente delle infezioni dai clienti, nonostante le cautele imposte da Luke. E a volte non disinfettava abbastanza a fondo le sue ferite. Fratello Luke lo accompagnava e gli comprava gli antibiotici. Si era abituato al corpo di fratello Luke, alla sua bocca, alle sue mani. Non gli piacevano, ma non sussultava più quando Luke cominciava a baciarlo e quando il fratello lo cingeva tra le braccia, contraccambiava il gesto, obbediente. Sapeva che nessun altro lo avrebbe trattato bene quanto Luke.
Anche quando faceva qualcosa di sbagliato, il fratello non gli urlava mai contro e in tanti anni trascorsi insieme non lo aveva mai picchiato. E ancora. Ora scivolarono sulla superficie del lago nuotando, tenendosi stretti l'uno all'altro in silenzio. E quando William uscì dall'acqua, Jude fece altrettanto, issandosi sul molo a forza di braccia. Rimasero seduti a lungo nell'aria calda della sera, entrambi nudi, guardando i monconi affusolati di Jude. Era la prima volta da mesi che Willem lo vedeva nudo ed era rimasto senza parole. Mi commuovo solo. Alla fine si era limitato a cingerlo con un braccio e a stringerlo a sé, in fondo, o almeno così gli parve. Era stata quella la cosa giusta da fare. Io non ce la faccio perché. Leggendo una frase rimando a tutto il resto. Credetemi, io non so che dirvi. Io ringrazio tutti voi per essere arrivati fino a qui ed è un libro che terrò stretto nel mio cuore innanzitutto e a prescindere dal tenerlo nella mia libreria. Sellerio, grazie alla casa editrice Sellerio perché ci ha dato la possibilità di leggere questo libro tradotto benissimo e ve lo raccomando chiaramente, abbiatene cura e abbiate cura di voi stessi. Un abbraccio.